Non accennano a cessare le azioni e reazioni in seguito agli ennesimi allagamenti dovuti alle piogge di fine stagione che hanno mandato sott'acqua la vituperata via Pisacane e l'immancabile sottopasso del Lido che, puntuali come orologi svizzeri, presentano sempre il medesimo scenario pluviale che da anni è sotto gli occhi di tutti dopo una pioggia poco più che intensa. Al coro di disappunto e proteste di cittadini, operatori commerciali e forze politiche arriva puntuale il contraltare di risposte rassicuranti e didascaliche di lavori e buone intenzioni sulla situazione. È di queste ore il perentorio stop agli allagamenti, diramato a mezzo comunicato stampa congiunto dai diretti interessati alle invettive socialpolitiche di queste ore, ovvero Comune ed ASET. Se si suscitano priorità errate, si ottiene di fare solo confusione, si legge nella nota. L'amministrazione fanese sta lavorando per risolvere il problema degli allagamenti e ben presto saranno apprezzabili i primi risultati. Tutto bene, tutto bello, se non che resta da capire il ben presto a quando sarà e in che misura i risultati saranno apprezzabili. Vuol dire sottopasso del Lido passabile senza un canotto a remi e niente paratie e allagamenti in via Pisacane? O dobbiamo aspettarci il prossimo diluvio o scenario poco meno che accettabile? Non resta che aspettare la prossima pioggia. Nella nota congiunta, per la parte didascalica, Comune ed ASET citano le fonti possibili degli apprezzabili futuri risultati, ovvero sia i lavori di prolungamento dei due scolmatori all'altezza di Viale Ruggeri e Via del Bersaglio a Sassonia, che avranno, dice testualmente la nota, effetti positivi non solo sulla balneabilità, ma anche sul rilascio dell'acqua piovana nella zona di Via Pisacane, giusto appunto. E sulla tempistica ASET rassicura tutti con un «e per questo abbiamo deciso di realizzare i lavori nel più breve tempo possibile». Unità di misura questa, temporale, molto precisa, in effetti. E poi arriva immancabile la bacchettata, le cassandre ai detrattori che in queste ore hanno fatto sentire la loro indignazione per quanto nuovamente visto. E la nota quindi recita: alcune polemiche mescolano in modo improprio le carte dei progetti sugli scolmatori, suscitando priorità errate. Si evidenzia così un approccio approssimativo ai problemi e tutt'altro che costruttivo. Questo tanto per controbattere a coloro che auspicavano una priorità nei lavori sullo scolmatore di Viale Ruggeri, perché se fosse stato realizzato prima, si legge e continua la nota, non avrebbe evitato la necessità di realizzare le altre due opere. Partita chiusa quindi, nessun cenno al collettore fognario, sempre richiesto dai residenti, sempre che non arrivi una pioggia un poco più intensa e nel caso che il più breve tempo possibile e gli apprezzabili risultati non siano ancora efficaci, munirsi di pinne e maschera.